settembre scorso Dors ha iniziato una serie di festeggiamenti per i suoi 20 anni. Sono 20 anni che siamo con voi. Abbiamo pensato di festeggiare mettendovi a disposizione una serie di strumenti e di materiali che possano essere utili nel lavoro di tutti i giorni di chi si occupa di prevenzione e di promozione della salute. Non solo materiali nuovi, ma anche materiali, chiamiamoli evergreen, che sono stati pubblicati già da Dors nel corso di questi 20 anni, ma che sono tuttora utili nel lavoro di tutti i giorni. Abbiamo anche fatto una serie di interviste a persone le più diverse che sono i nostri interlocutori, dai promotori della salute, quindi gli operatori delle ASL, ma anche a quelli del sociale, ma anche agli insegnanti, ma anche a decisori piuttosto che funzionari regionali. In tutte queste interviste, beh, intanto noi le abbiamo fatte per capire a che cosa Dors ha contribuito in questi 20 anni, ma anche e soprattutto per rifare un po' il punto su quelli che sono i bisogni dei nostri interlocutori. In tutte queste interviste, la parola verità ricorre moltissimo. Ecco, secondo il metodo scientifico, la verità è ciò che noi siamo in grado di conoscere, ciò che noi siamo in grado di sperimentare, di osservare. E quindi per definizione cambia nel tempo, cambia la definizione e cambia, è importante insomma capire come definirla. Per questo un centro di documentazione ha un ruolo molto importante, può giocare un ruolo molto importante, soprattutto se si tengono conto alcune caratteristiche della modernità, che sono l'inflazione informativa, che aumenta il rumore anziché migliorare la comprensione, la sfiducia verso la scienza, ma anche verso le istituzioni pubbliche. E la crescente complessità che ormai praticamente tutti i problemi che ci troviamo ad affrontare hanno e l'importanza di affrontarli in maniera coordinata e interdipendente, trasversale. Diciamo che Dors in questi 20 anni ha sempre cercato di mantenere rigore scientifico e innovazione, ha cercato di supportare gli operatori fornendo loro, diciamo, documentando, fornendo metodi, provando a creare reti, a custodire, a trasmettere valori, fornire fonti accreditate sulle quali formarsi una buona opinione, offrire un'idea su quelle che sono le priorità e su che cosa è importante per la sanità pubblica. Dobbiamo decisamente ringraziare la lungimiranza della Regione Piemonte che 20 anni fa ha pensato di istituire un centro come questo e che ne ha permesso lo sviluppo e che tuttora lo supporta. Dobbiamo ringraziare l'ASL Torino 3 che ci ospita e con la quale lavoriamo. Credo che dobbiamo ringraziare Elena Cofano che insomma ha sempre avuto una direzione accorta e lungimirante. Da quanto dicono di noi, Dors è un riferimento anche nazionale, un punto di sostegno, diciamo, a operatori della prevenzione. Però qual è il futuro verso il quale andiamo? Allora, noi cerchiamo, partendo dal principio della salute in tutte le politiche, di cominciare una riflessione innanzitutto sul pubblico a cui ci rivolgiamo. Operatori della sanità pubblica, decisori, operatori sociali, insegnanti, ma anche altri, clinici, nonché operatori del terzo settore, se così vogliamo chiamarli, diciamo anche associazioni di cittadini informati. Ecco, su alcuni di questi pubblici, noi dobbiamo, interrogarci di più e capire meglio i loro bisogni. È anche per questo che vogliamo concludere questi festeggiamenti con una serie di iniziative in cui Dors riflette, ma vuole riflettere anche con voi. La prima sarà il prossimo 17 giugno. Ci interrogheremo su quelle che sono le frontiere della conoscenza, a partire quindi dall'epigenetica e dalla omica. A settembre invece vorremmo riflettere di più sulla comunicazione alla luce
delle nuove tecnologie, sempre più veloci nelle loro trasformazioni, e su come la sanità e in particolare le ASL utilizzano queste tecnologie per la propria comunicazione istituzionale. E infine a ottobre vorremmo invece riflettere di più sui bisogni proprio del terzo settore, non solo sui bisogni di conoscenza ma anche su come si può fare rete sempre di più e sempre meglio, ovviamente con l'obiettivo del miglioramento della salute dei cittadini. Ecco, io credo che sia importante continuare il nostro lavoro con un'attenzione particolare al modo in cui lo svolgiamo. La credibilità di quanto facciamo, l'autorevolezza che ci viene riconosciuta dipende anche dal modo in cui lavoriamo e quindi dal rigore, dalla chiarezza, dall'indipendenza con cui l'abbiamo sempre svolto, con cui abbiamo scelto gli argomenti, gli strumenti le teorie che vi proponiamo. Sul sito trovate una sintesi delle attività che abbiamo svolto nel corso del 2018 e anche il nostro piano di lavoro, quello che intendiamo attuare nel corso del 2019. Continueremo così anche per i prossimi anni e vi chiediamo di continuare a camminare con voi e di aiutarci a costruire insieme il piano di lavoro e le priorità su cui continuare ad approfondire. Thank you.